Ciao, io sono Chiara e benvenuti nel mio canale. Oggi apriremo le bustine di Bat Pat. Ecco le bustine che oggi vi faccio vedere. Le trovate già in edicola al costo di 3,50 € l'una. Adesso vediamo mano a mano i personaggi che sono in totale 10. Hanno tutti come protagonista Bat Pat, che è questo pipistrello simpatico che insieme ai suoi amici, insomma, ha delle divertenti avventure nel mondo un po' pauroso dei mostri. E adesso andiamo a vedere i personaggi. Li trovate, come vi dicevo, già in edicola e al costo di 3,50 € l'una. In ogni bustina trovate ovviamente tutti i personaggi elencati, i travestimenti, diciamo così, elencati di Bat Pat. E quindi potete sempre avere la memoria di quelli che vi mancano. E adesso vi faccio vedere alcuni appunto di questi travestimenti. Come vi dicevo, sono un totale di 10 e ne vediamo invece noi 5. Intanto vi dico che ciascun personaggio ha questa base dove appunto possiamo inserire i piedi, in questo modo il pupazzetto rimarrà molto stabile. La prima cosa che mi è saltata all'occhio intanto sono le dimensioni, perché sono pupazzetti alti 10 centimetri se non poco più, quindi sono dei bei pupazzettoni e poi hanno questi dettagli effettivamente molto ben rifiniti. Questo in particolare si chiama beach, appunto spiaggia, perché guardate da soli con la ciambellina a forma di paperella e gli occhiali da sole, ovviamente andiamo in spiaggia. Poi abbiamo Rock and Roll, ecco qua, vedete, di Elvis vestito, è il nostro Bat Pat versione Rock and Roll. Anche questo ha il suo piedistallo, vi faccio vedere anche dietro. E anche questo è veramente molto simpatico. Passiamo a un altro personaggio. Abbiamo Dinner, che è appunto pronto per mangiare con il suo ketchup, guardate che carino. E devo dire che sono tutti i travestimenti, tutti questi personaggi non hanno dettagli piccolissimi, sono veramente fatti molto bene. Questo invece si chiama Gypsy, anche questo con il suo piedistallo, vi faccio vedere anche dietro, ed eccolo qua. Ma passiamo a uno dei più divertenti che mi piacciono tantissimo, è questo Rasta, con i suoi appunto capelli Rasta. È veramente, veramente simpatico. Abbiamo anche un piccolo magazine allegato in cui potete trovare tante piccole cosine, sia delle storielle, ma anche dei piccoli giochi, anche da fare insieme, perché vedete qua, per esempio, c'è il gioco dell'oca e poi abbiamo dei piccoli giochi di abilità, labirinto, unisci i puntini, le differenze, colorare, eccetera. Quindi anche questo, insomma, è molto carino. Oltre ai personaggi che vi ho fatto vedere, ci sono anche questi altri, vedete? C'è la zucca, quindi la zucca di Halloween, la mummia, insomma, sono tutti poi descritti dietro. Li trovate, come vi dicevo, già in edicola, quindi sono appena usciti, ma li trovate già e le bustine vengono 3,50 € l'una. Le cose che mi sono piaciute molto, pensando poi appunto all'utente finale che è il bambino, è che sono belli abbastanza rigidi, insomma, non hanno componenti che si spezzano facilmente e sono molto ben rifiniti. Non mi resta che ringraziare Sbabam per questa collaborazione molto colorata, molto bella e io vi aspetto con altri giochini. Ciao!